68-69 sono venuto su. Ecco, sono venuto su, era tutto illuminato. Voi dovete immaginare, vedete ancora lì le luci che adesso sono in disuso, ma era tutto ben illuminato, era tutto una cosa a giorno. Tornano fuori tra sospiri e nuvole rade, in un'aria che sa di mojito e caffè, mille lucciole accese sbattono qua e là. Bellissimo. Allora qui siamo, non siamo ancora entrati, ma facciamo prima la parte di qua. La storia di sto posto è assurda comunque. Bellissimo. Bellissimo qui. Qua è assurdo, eh. Qua è bellissimo. C'è una vista spettacolare. Guarda qua, che roba assurda. Ah, è fantastico. Su Instagram poi vedrete le cose. È il simbolo del console. Tiriamo? Tiriamo, dai. Go! Qua è bellissimo, va anche qua. Aspetta una roba. Bellissimo. Orpe? Sì, si può. Vieni, 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 vieni. Va qua. Televisione. Una sedia. Ah, cos'è sopra del carro? Ma era assurdo qua, eh. Fumogeni così. È sempre la stessa struttura. Siamo vicini a dove c'è, dove c'era quel camion lì. Sì, qua in teoria non c'è nulla qua, eh. Qua è una stanza vuota. Scendiamo giù di qui? Scendiamo, scendiamo. No, questa parte qua l'abbiamo vista. Questa parte qui l'abbiamo vista dove c'era il carretto, è oh, veramente bellissimo. Secondo me questa qui era l'entrata. Questa qui non so cos'era, non so se... Secondo me è l'entrata. Ma va, no, questa qui non è possibile. Mamma, guarda che qua dietro non c'è un cazzo, è tutta bellezza, cioè... Vero. Tutto... Va bellino. Molto probabilmente qua entrare c'è il biglietto, penso che si va, c'è qualche bagno, qualche bar. E siamo dentro. Siamo dentro anche qui, ma forse la torcia non serve nemmeno. Minchia, qua un corridoio assurdo. Un corridoio incredibile, mamma mia. Camere, che cazzo erano? Minchia, qua inquietante. Inquietante, inquietante. Qua questo è un bagno, c'è un cesso. Seguimi con la torcia. Di qua, sono tutte stanze uguali, ma... non so. Qua sempre no, bagno. Ma sono tutti armadi, ma io non capisco per quale motivo ci dovrebbero essere qua in un Luna Park. Sì, sì, sì. Delle camere così. Cioè. Vediamo un po'. Tutto qua. Qua no, aspetta. Sono dei murales assurdi qua, eh. Qua sono docce. Sono docce. Ma che roba? Assurdo. Posto immenso. Le tapparelle scassate. Qua? Qua è un posto letto. Tutti i bagni può essere un... Ma spaccate tutto comunque, sono dei bastardi. Cioè è ovvio alla fine che nessun posto può rimanere così intatto, eh. Sempre stanze. Vado un attimo a vedere cosa c'è fuori. Qua è assurdo, l'hanno riempito strade murales. Bellissimo sto murales. Anche se trovo un cazzo. Beh, qua sono tutte camere uguali, se lo risparmiamo. Luca!
Spettacolare qua, eh. Spettacolare. Cioè, spettacolare un cazzo, qua un po' paura, eh. Proviamo un jumpscare. Madò! Che cazzo è? Sto pizzino. Cazzo tutto, guarda. Ma sto posto qua? No, non ci credo. Pre-infinito. Ma è troppo, è gigante sto posto. Gigante. È gigante. Il soffitto è ridotto veramente. Ok. Zio caro. Tutte stanze. Figata di prima, sì. Ok. E andi qua? Ma che figata qua! No. Questo è assurdo, via, via. È una chiesa? No, guarda, non è una chiesa. Va qua? Ma vaffanculo, brutto coglione. Minchia, qua è piccolissimo! Sgabuzzini questi, no? Sì, qua sì. Guarda qua, chiuso. Magari per preservare proprio sto posto qui. Incredibile, guarda la fontana pure. Va, qua lì la... Questa qua è proprio la parte centrale, questa qui. Qui si vede proprio... Io salgo un attimo qui. C'è la parte centrale di questa. Adesso stiamo arrivando, diciamo, alla parte centrale, che è la parte più famosa, è la parte più bella di Consonno. Cioè, sono tutte le immagini. Consonno e Consonno per questa parte qui. C'è il passaggio per... Ma sei un tamarroide, che cazzo stai dicendo? Sti tamarrio. Ah, che spettacolo l'hai visto. Ah, si passa di qua. Sono scemo in culo. C'è un dinosauro. È un dinosauro. Oh, no, vabbè, qua spettacolo. Qua spettacolo. Mamma mia, questo qui è il posto per eccellenza. Guarda qua, chissà che cazzo c'era. Madonna, qua è spettacolare. Questa qui era tutta la parte centrale. Bellissimo. No, questo è il cancello principale. Tamarro, entra prima te. Ma... Questo posto merita un video. Solo per questo. Questo qua è tutta la via commerciale. Questo qui è proprio... Wow. Qua c'erano tutti i negozi. Questo qua... No, questa qua è la parte dei negozi, ti spiego io. Qua, quando c'era Luna Park aperto, c'era tutta la via dei negozi, no? Sì. E negozietti così, era proprio... Oh Cristo. C'era proprio tutta la roba. A parte che c'è un eco assurdo qua. Inquietante sto eco, eh. Oh, pre! Ma che cazzo? Pensavo fosse una cosa assurda. Qua era tutto recintato perché hanno anche le, proprio le sbarre dei negozi. Quando chiudeva ovviamente la gente non ci entrava. Altri negozi? Qua si è tutta la via commerciale. Ma questo è spettacolare, questo è proprio spettacolare. Forse è più bello finora. Ah. Sti murali sono belli, belli, però il posto l'hanno proprio ridotto male. Cioè, è proprio... Mi dispiace come hanno cocciato... Tamarro. Come l'hanno conciato il posto. Il posto è clamoroso. Ma qua clamoroso. Cioè, fai conto che in funzione... In... Tutti sti negozi qua, che roba potrebbe essere? Cioè, tutti sti negozi qui. Guarda qua, guarda qua. Però mi andiamo sulla torre. Ovviamente, logico. Qua. Tiriamo ancora. Ma. E qua il pavimento, tutto così. È sempre così, ci sono questi. C'è questa via commerciale gigante. Con questi negozietti qui, le barre distrutte. Qua ci vengono i gatti a mangiare. E c'è una scala che va su.
Entra di qua, ok, di qua, entriamo. Guarda, sì, ma gli danno cibo, no, non per quello. Sicuro? Sì. Ah no, qua è chiuso. Dopo torniamo anche di lì, eh. Saliamo queste scale qua? Andiamo a vedere. Mi reggono? Sì. È ferro, cioè, nel senso, non... Più ferro non c'entra un cazzo, ma sono resistenti. Mamma mia, che scale. Minchia, che scale. Minchia, come sono ridotte. Aspetta che sì. Sarebbe quando cazzo... Guarda qua. Sono dei minatori. Guarda qua. Dai, tamarri come te, lo stai per dire. Che vengo un po' a fare la disco. La disco. Madonna, va qua. Conciato è qua, eh. Sì, non saliamo subito sulla torre. Vediamo qua. Ah, che figata. È spesso così il pavimento. Cazzo, vieni. Ma va, non crolla. Ma guarda come cazzo è messo qua in mezzo. Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Cala. Vai. Importante che non... Ma non ci sono i gatti. Minchia, Oprea. Minchia, mi buco la giacca, aiutami. Ma voglio vedere che passi dentro te. Ma non passo dentro. No, entra. Dimmi vedere. Cosa vuoi vedere? No, vengo a vedere solo io, dai. Vai, vai, sì, ah, qua c'è proprio il cibo per i gatti che vengono qui. Io pensavo fossero robe... Queste scale qui sono... Ma che tamaro che... Entra! Ma tanto vai solo voglio ma tornare giù. Dobbiamo dopo saliamo. Quindi da solo lì saliamo. Oh, pre! Vieni, vieni! Cazzo. Se vedi quello che c'è su ti metti a ridere. Oh, oh, pre! Oh. C'è una casa! Per anima. Stavo cadendo. Qua. No! C'è una casa per gatti! Ci sono dei. Non ci credo. È una casa proprio per i gatti! È una casa per i gatti! Che cazzo è? Sì, sono tutte cucce! Guarda! Qui c'è qualche gatto! Sì, no, c'è qualche gatto, ho sentito un miagolo prima. Qua c'è un gatto. Ok, siamo tornati al pezzo di prima. Adesso facciamo la parte sopra. Minchia, Orpea è gigante. Vabbè. Madonna! Non si vede manco dall'inquadratura. Cioè, non riesco a inquadrarlo talmente grande. Vieni qua. Madonna! Cioè, non riesco manco... Veramente non ho parole. È qualcosa di... No, è veramente impressionante. Mi fa impressione. Cioè no, a me fa impressione proprio. Altri negozi, anche qua. No, non lo so qui. Probabilmente faccio fatica a parlare perché mi impressiona sto posto. Andiamo qui. Aspetta, qua sono dei grossi. Qua hanno buttato giù tutte le robe, madonna. A buttare su le cose. Ce la chiamavano tipo la Las Vegas della Lombardia. 10 anni è rimasta. Poi dopo sappiamo la fine che ha fatto purtroppo. Una fine veramente. È proprio incredibile. Cioè è un posto che mi fa impressione vederlo così. Ho notato che era questa qui la fontana quella. Ma non l'aveva riconosciuta perché è talmente imboscata dagli alberi così. Che sì, ma hai rotto il cazzo questa fauna. Madonna, che visuale. Talmente era imboscata che manco ce ne eravamo accorti. Dopo ci andiamo. Che è diventata praticamente la casa dei gatti con sonno, però vabbè. Poi è tutto così. Per vederla tutta. Piena di bombolette. Stra inquinato, stra distrutto, ma fa effetto proprio. Cioè io faccio fatica a pensarlo intatto. Qua è distrutta tutta la grata.
E qua. Vabbè, qua la vista è sempre assurda. Madonna. Quante volte ho detto Madò e Madonna? Cioè, sono proprio scioccato io. Sono scioccato. È il posto. È veramente... qualcosa... Mica se non facciamo 950 like così a caso, picchio Prea. Prossimo video. Te non ci sei. Te non ci sei. Orpea. Leggendario. Madò. Ah, che goduria. Prova il punto più bello. Che goduria. Madonna. E zio Pera. Altro che zio Pera. Devo farci... Questa è la parte più bella. È assurda, è bellissimo. Va al riflesso! Ma è fatto ciò? Ma non è vero, eh? Madò! Questo le può. Oh, Brea, quante cazzi volte ho detto? Madò! Madò! Siamo gli ginatesi, siamo gli ginatesi. Mi chiamo... Ma qua non si... cioè, non si sale. E non si riesce a capire un po'. Ma questo qua l'ha costruito Brunelleschi, l'ha costruito. Brunelleschi! Oprea! Oprea! Io non ci salgo, eh! No, non è illegale! Può entrare? C'è una scala! È assurdo, ma... sulla c'è la scala! Non riusciamo, dici! Giù qua muori, se vai giù! Ok, sei dentro! Ma? Si può andare su ancora, mi sa. No, di far parkour. Quando su di... no, ora mi rischio. No, non ce la fai? Ehi, guarda com'è. Non ce la fai. Cioè, se voglio morire è fatto. È assurdo, ma mi sa che non riusciamo a salire sulla torre perché... A parte che le scale sono rotte a metà. Ecco, posso iniziare? Sì, grazie. La storia di Consonno, allora. Vabbè, questo è iniziato negli anni 60. Sì. Come ho avuto modo di spiegare precedentemente, questo era un villaggio agricolo, essenzialmente agricolo, un'agricoltura con allevamento di mucche, che so io. E però negli anni 60 adagio adagio i campi sono stati abbandonati e il villaggio appunto si è svuotato. Passò da queste parti un certo Conte Bagno, sì. Un certo Conte Bagno, e vide questa località e così se ne innamorò, ebbe un'idea un po' sui generis. Comunque il comune gli ha concesso di sviluppare questo suo progetto e si è messo a costruire questi edifici un po' strampalati, un po' originali, no? Vedete che un po' da minareto, questo voleva essere proprio un qualche richiamava un po' il Medio Oriente, che so io. E all'inizio c'erano, come dire, negozi, c'erano soprattutto ristoranti, soprattutto bar, eccetera, perché l'afflusso delle persone appena venne inaugurato, tra l'altro, fu notevole, sì. Veramente notevole. Io sicuramente sono stato fra quelli che nel 60, 68, 69 sono venuto su,
Ecco, sono venuto su, era tutto illuminato. Voi dovete immaginare, vedete ancora lì le luci che adesso sono in disuso, ma era tutto ben illuminato, era tutto una cosa a giorno. Sì. Proprio una città così dal divertimento, definiamola così, un po' sui generis comunque questo. Però nel tempo, adagio adagio, la cosa si ridusse, cominciarono anche la strada ad avere dei problemi per salire, per cui la gente non venne più su, si svuotò completamente. Ed eccoci qui. Questo sì. È come ridotto. C'è qualcheduno che ha avuto delle idee che vorrebbe rilanciare, però è una cosa talmente mastodontica che è impossibile. Difficile, sì. Capite? Ecco. Va bene.